troviamo nella zona industriale di Caltanissetta. Con noi il signor Salvatore Melfa, proprietario di questo capannone. Sabato c'è stata tanta paura, che danni avete riportato? Questa turbolenza ha portato via tutto il tetto del capannone. Tanto spavento, fortunatamente gli operai non si sono fatti niente. Tutti i detriti sono andati a finire a 300 metri di distanza. E quindi ci stiamo dando un modo come poter lavorare. Comunque, nonostante i danni, l'attività è sempre aperta. Sì, sì, sì. La terra è aperta, speriamo che non piove tantissimo, perché sennò non ce la facciamo. Vediamo lì. Anche perché appunto in previsione di altre piogge dovreste riparare il capannone. Ma io già stamattina mi sono attivato a cercare di ordinare il materiale. Però ci sono problemi che il materiale si trova a Pordenone. E il danno è di notevole entità, dovete spendere molti soldi? Ma non lo so, guardi, non saprei. E già in un periodo di crisi come questa non ci voleva. Pazienza, siamo abituati a tutto. Un altro capannone della zona industriale di Caltanissetta è quello di Michele Tabì, che ha subito pure dei danni. Danni elevati oppure no? No, non sono danni elevati, ma sono portone, due pannelli. Già noi stiamo già riparando, ci stiamo dando da fare a riparare il capannone per lavorare di nuovo. Lei voleva anche lanciare un appello al sindaco? Io volevo lanciare al vice sindaco, che è venuto qua alla zona industriale, che dice che non è compito suo. Io vorrei sapere da lui di chi è il compito, cioè chi è che ci deve aiutare a fare qualcosa. Lui risponde che deve essere la zona industriale, ma la zona industriale non c'è nessuno, che né il direttore né il presidente, proprio nessuno. Siamo abbandonati, mi dice, al vento che ci ha distrutto, no? E tra l'altro ancora l'inverno è alle porte. E ancora l'inverno è alle porte, dobbiamo vedere cosa fare.